Buongiorno a tutti. Oggi la lezione riguarderà il tema degli obiettivi di sviluppo sostenibile e in particolare andremo ad analizzare quelli che sono gli obiettivi strettamente connessi al tema dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e della salute umana. Cosa sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile? Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono contenuti nell'Agenda 2030 e sono stati definiti e sviluppati da leader di più di 190 Paesi membri delle Nazioni Unite. Che cos'è l'agenda di sviluppo sostenibile? L'agenda di sviluppo sostenibile, anche chiamata Agenda 2030, è un grande programma d'azione per le persone, il pianeta e per la prosperità, che è nato nel settembre del 2015 e oltre a contenere questi 17 obiettivi, contiene anche i 169 target connessi a questi obiettivi, che sono fondamentalmente i traguardi che ogni paese che ha sottoscritto questa agenda deve raggiungere entro il 2030. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile fanno riferimento ad una serie di domini di settori dello sviluppo sostenibile, che sono relativi a tematiche di ordine ambientale, sociale, economico e anche istituzionale e delineano appunto un vero e proprio programma d'azione che va dal 2015 fino al 2030. Per identificare un quadro di informazione condiviso come strumento di monitoraggio e valutazione dei vari progressi che vengono compiuti di anno in anno dai paesi, la Commissione delle Nazioni Unite ha anche poi costituito un'agenzia a parte, che appunto ha definito un insieme di oltre 200 indicatori per monitorare l'andamento e il raggiungimento di questi obiettivi. Abbiamo parlato però di sviluppo sostenibile e cerchiamo di capire meglio che cos'è. Ci sono varie definizioni dello sviluppo sostenibile. La prima, più interessante, è una definizione data nel 1987, nella cosiddetta relazione Brundtland, e ci dice fondamentalmente che lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza però compromettere la capacità delle future generazioni di incontrare le proprie esigenze. Una definizione ancora più completa e che però parte dalla base di questa definizione è sicuramente quella che invece ci dà la Banca Mondiale, che ci dice fondamentalmente che lo sviluppo sostenibile riconosce che la crescita, che chiaramente è una crescita che tutti i paesi devono sostenere, deve essere sia inclusiva sia ecologicamente corretta e che quindi serve per ridurre sia la povertà, ma anche per costruire una prosperità condivisa per le popolazioni di oggi e per continuare a soddisfare i bisogni delle generazioni future. Quindi la crescita di cui parla questa definizione deve essere una crescita efficiente con le risorse e deve essere anche attentamente pianificata per fornire benefici immediati, ma anche a lungo termine per il pianeta, le persone e la prosperità. Vediamo allora quali sono tutti e 17 questi obiettivi di sviluppo sostenibile. Il primo è chiamato povertà zero ed è l'obiettivo di porre fine a ogni forma di povertà nel mondo. Nonostante, tra l'altro, ci siano stati molti progressi nella lotta contro la povertà già dal 1990, ci sono ancora più di 800 milioni di persone che comunque continuano a vivere in condizioni di estrema povertà. Quindi effettivamente se entro il 2030 l'obiettivo è quello di sradicare la povertà estrema per tutte le popolazioni del mondo che attualmente vivono con meno di $1,25 al giorno, chiaramente capiamo come ci sia ancora un sacco di strada da fare.
raggiungere questo obiettivo. Il secondo obiettivo è quello chiamato Fame Zero, che ha l'obiettivo appunto di porre fine alla fame, di raggiungere la sicurezza alimentare e di migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile. Anche qui la situazione è sicuramente migliorata in numerosi paesi già da molti anni, ma la fame e la malnutrizione sono ancora dei fenomeni, degli aspetti sociali fortemente radicati e presenti in molti contesti. Infatti, la denutrizione continua ad oggi a colpire più di 800 milioni di persone in tutto il mondo. Quindi, anche qui, vediamo come ci sia ancora moltissima strada da compiere entro il 2030 per porre fine alla fame e garantire l'accesso a tutte le persone, in particolare i poveri e le persone che vivono in situazioni vulnerabili. Di insomma, avere cibo sicuro, nutriente e sufficiente per tutto l'anno. Andiamo adesso a vedere l'obiettivo 3, che è uno di quegli obiettivi che approfondiremo meglio successivamente. L'obiettivo 3 è l'obiettivo salute e benessere, ossia assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. Questo obiettivo è molto interessante perché nasce sulla scia dei risultati, diciamo, e dei miglioramenti che si sono avuti grazie agli obiettivi di sviluppo del millennio, che sono gli obiettivi che sono stati ideati e sviluppati precedentemente all'Agenda 2030 e che avevano dato un contributo significativo alla lotta contro particolari malattie come ad esempio l'AIDS, la tubercolosi o la malaria. Poi analizziamo l'obiettivo 4, che è l'obiettivo intitolato Istruzione di qualità, che intende fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento, per tutti. Questo obiettivo nasce sulla consapevolezza di tutta la comunità internazionale di quanto sia importante una formazione e una istruzione di buona qualità, proprio per migliorare le condizioni di vita delle comunità, delle persone e anche delle intere società. Questo obiettivo di sviluppo sostenibile non riguarda soltanto l'istruzione primaria dei bambini, ma evidenzia in particolare il legame che esiste tra l'istruzione di base, ma anche poi la formazione professionale. E soprattutto cosa fa? Sottolinea la necessità di avere una formazione che sia equa e anche di qualità, proprio perché l'obiettivo è quello di garantire e di fornire un approccio di apprendimento che sia per tutta la vita. L'obiettivo 5 è invece l'obiettivo intitolato uguaglianza di genere e intende raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e tutte le ragazze. Come sappiamo, la parità dei sessi e la disuguaglianza di genere è uno dei più grandi ostacoli allo sviluppo sostenibile ed è uno dei più importanti fenomeni che tutte le società odierne devono affrontare. Ed è un ostacolo non soltanto allo sviluppo sostenibile, ma anche alla crescita economica e alla riduzione della povertà. Sicuramente, grazie agli obiettivi, di sviluppo del millennio, che riguardavano appunto la parità di genere e l'empowerment delle donne, ci sono stati dei progressi, sono stati fatti degli avanzamenti, anche ad esempio nella possibilità, per le bambine di iscriversi a scuola, o per le donne di essere integrate nel mercato del lavoro. Tuttavia sappiamo bene che ancora oggi moltissime società devono affrontare questo problema e sono ancora presenti in moltissimi paesi delle pratiche dannose per le donne, per la dignità stessa delle donne, come ad esempio i matrimoni forzati, i matrimoni precoci o le mutilazioni genitali femminili.
L'obiettivo 6 è poi l'obiettivo intitolato Acqua pulita e igiene ed è l'obiettivo volto a garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie. Sappiamo bene che l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici è riconosciuto come un vero e proprio diritto umano e tutte le risorse idriche sono un fattore chiaramente determinante in tutti gli aspetti dello sviluppo sociale, economico e ambientale. Quindi riconoscere il diritto di avere appunto un'acqua potabile e di poter godere di servizi igienici riguarda fondamentalmente ulteriori obiettivi, comprende, ingloba ulteriori obiettivi che sono ad esempio la protezione, ma anche il ripristino degli ecosistemi che sono legati all'acqua e in generale ingloba anche l'obiettivo di migliorare la qualità dell'acqua e di ridurre proprio l'inquinamento delle acque, in particolare quello dovuto alla presenza di sostanze chimiche dannose. L'obiettivo 7, poi, è l'obiettivo intitolato Energia pulita e accessibile, che vuole assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. Anche qui sappiamo bene che accedere all'energia, poter accedere all'energia è un prerequisito essenziale per raggiungere a sua volta molti degli obiettivi di sviluppo sostenibile che sono contenuti all'interno di questa Agenda 2030 e che vanno chiaramente ben al di là del settore energetico, perché ad esempio riguardano l'eliminazione della povertà, oppure la produzione alimentare, la fornitura di acqua pulita e quindi di conseguenza anche il miglioramento della sanità pubblica e così via. Abbiamo poi l'obiettivo 8, che è l'obiettivo intitolato Lavoro dignitoso e crescita economica, che intende promuovere una crescita economica duratura che sia però inclusiva e sostenibile, ma che intende anche promuovere la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti. Questo obiettivo è molto interessante perché, secondo alcuni dati attuali, ci sono oltre 200 milioni di persone nel mondo che vivono una situazione di disoccupazione e, in particolare, i giovani sono quelli più colpiti da questo fenomeno. Sicuramente l'occupazione e la crescita economica sono degli obiettivi che si collegano chiaramente al raggiungimento di altri obiettivi, come ad esempio quello per la lotta alla povertà, perché è chiaro che promuovere una crescita sostenibile e creare un numero sufficiente di posti di lavoro che siano però altrettanto dignitosi e rispettosi dei diritti umani, chiaramente è di fondamentale importanza non soltanto per i paesi in via di sviluppo, ma anche per le economie emergenti o per le economie industrializzate. Passiamo adesso invece all'obiettivo numero 9, che è l'obiettivo intitolato Industria, Innovazione e Infrastrutture, che è quello volto a promuovere lo sviluppo di infrastrutture resistenti, una industrializzazione sostenibile e l'innovazione. Perché è importante questo obiettivo? Perché è sicuramente la base di partenza per il raggiungimento di altri obiettivi sostenibili, perché è chiaro che investire in infrastrutture sostenibili, ma soprattutto nella ricerca scientifica e tecnologica aumenta la crescita economica, ma permette anche di creare posti di lavoro e di promuovere la prosperità. L'obiettivo numero 10 è invece l'obiettivo intitolato Ridurre le disuguaglianze. Come ben sappiamo, il problema, il fenomeno delle disuguaglianze sociali è ancora ad oggi un problema globale presente in tutti i paesi ed è chiaramente uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile e alla lotta contro la povertà. E soprattutto è stato dimostrato che negli ultimi anni in realtà la disuguaglianza all'interno di molti paesi stia
sta aumentando invece che ridursi. Ed è questo chiaramente un fenomeno che va affrontato da parte dei governi dei paesi con delle politiche ben mirate perché le disuguaglianze limitano le opportunità di partecipare alla vita dei gruppi sociali e di dare effettivamente un contributo allo sviluppo sociale, culturale, politico ed economico del proprio paese. L'obiettivo numero 11 è poi l'obiettivo intitolato Città e comunità sostenibili ed è quello volto a rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. Anche qui questo obiettivo è molto importante perché? Perché come sappiamo l'urbanizzazione è stato uno dei fenomeni e degli sviluppi più significativi del XXI secolo. Ad oggi si stima che più della metà della popolazione viva in contesti cittadini o in metropoli ed è una percentuale questa che si prevede di aumentare al 70% entro il 2050. Quindi le città e le economie locali e nazionali sono dei veri e propri centri di prosperità dove ad oggi si concentra circa l'80% delle attività economiche globali. Quindi l'urbanizzazione e diciamo, avere delle città inclusive e sicure è sicuramente una grande sfida per l'umanità. Anche perché le città hanno un enorme impatto ambientale e quindi è importante investire nella ricerca per raggiungere questo obiettivo. L'obiettivo numero 12 è poi l'obiettivo intitolato Consumo e produzione responsabile. Ed è l'obiettivo volto a garantire dei modelli sostenibili di produzione e di consumo. Questo obiettivo chiaramente si collega al tema della disponibilità delle risorse e come ben sappiamo, ad oggi la popolazione mondiale consuma più risorse rispetto a quelle che gli ecosistemi sono in grado di fornire. Quindi, per lo sviluppo sociale ed economico che rientra nelle capacità di carico degli ecosistemi, è necessario che si mettano in atto dei cambiamenti fondamentali nel modo in cui le società producono e consumano. L'obiettivo 13, poi, che è un altro degli obiettivi che andremo ad analizzare meglio successivamente, è l'obiettivo intitolato Agire per il clima ed è quell'obiettivo volto a promuovere azioni a tutti i livelli per combattere i cambiamenti climatici. Il cambiamento climatico è una sfida, un'enorme sfida per l'umanità ed è il punto forse chiave proprio per lo sviluppo sostenibile, perché i cambiamenti climatici riguardano i fenomeni del riscaldamento del clima terrestre che sta provocando dei cambiamenti epocali nel sistema climatico globale e che minacciano fortemente la sopravvivenza di numerosissimi fasce della popolazione, ma anche di altre forme di vita nei paesi meno sviluppati. Inoltre, i cambiamenti nei cicli delle precipitazioni e i cambiamenti di temperatura stanno appunto colpendo gli ecosistemi terrestri, come ad esempio le foreste, ma anche i terreni agricoli, le montagne e così via, e tutte le persone appunto che abitano in questi contesti. Passiamo poi all'obiettivo 14, che è l'obiettivo intitolato La vita sott'acqua e che intende conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile. Sappiamo infatti bene che l'inquinamento e lo sfruttamento eccessivo dei nostri oceani ad oggi sono la causa di sempre maggiori problemi e che l'inquinamento e il cambiamento climatico stanno effettivamente mettendo sempre più sotto pressione gli ecosistemi marini.
E stanno diventando effettivamente una grave minaccia per la biodiversità, senza parlare poi del fatto che inquinamento, sfruttamento eccessivo e cambiamento climatico sono anche la causa dell'acidificazione degli oceani e anche dell'aumento dei rifiuti di plastica. Se colleghiamo questi fenomeni poi anche a quelli della pesca industriale e a quello dell'utilizzo commerciale delle risorse marine, capiamo bene che le risorse marine in futuro devono essere assolutamente conservate e preservate. L'obiettivo numero 15, poi, è quello intitolato La vita sulla Terra, e che intende proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre. Anche qui bisogna conservare e bisogna promuovere un uso sostenibile della biodiversità, e questo è un aspetto fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico, nonché per la sopravvivenza dell'umanità stessa. Tuttavia, purtroppo è importante ed è inevitabile sottolineare che stiamo in realtà assistendo ad un evidente continuo declino della biodiversità, con una perdita notevole anche della superficie forestale, e questo minaccia fortemente la prosperità umana perché tende ad impoverire soprattutto le popolazioni rurali, che spesso sono già povere, comprese anche le comunità indigene locali, che sono quelle più colpite, da questo fenomeno. L'obiettivo 16 è l'obiettivo intitolato Pace, giustizia e istituzioni forti, ed è un obiettivo anch'esso molto interessante, che si ricollega a numerosi di quelli che abbiamo già analizzato, perché è chiaro che senza una comunità pacifica, inclusiva e una governance efficace non possa esserci sviluppo, e soprattutto non possa esserci uno sviluppo sostenibile. E infine, per ultimo, l'obiettivo numero 17, che è l'obiettivo intitolato Partnership per gli obiettivi, ed è l'obiettivo volto a rafforzare i mezzi di attuazione degli obiettivi e a rinnovare proprio il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. Questo obiettivo è fondamentale proprio per garantire il successo dell'attuazione di questi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. E inoltre è necessario un quadro di finanziamento globale che vada al di là di tutti gli impegni di assistenza allo sviluppo. Cioè, questo obiettivo fondamentalmente sta dicendo che, oltre ai finanziamenti pubblici e privati, la sfera politica deve garantire, deve assicurare un maggior contributo al raggiungimento degli obiettivi in questione. Dopo aver quindi analizzato brevemente quelli che sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, cerchiamo adesso di capire che cosa si intende per sviluppo sostenibile e quali sono i suoi pilastri e i suoi fattori determinanti. In base alla definizione della Banca Mondiale che abbiamo visto prima, possiamo dire che i tre pilastri dello sviluppo sostenibile sono quindi la crescita economica, la gestione ambientale e l'inclusione sociale, e che questi tre pilastri debbano essere necessariamente considerati e messi in atto congiuntamente per effettivamente garantire uno sviluppo sostenibile per tutti i paesi e a lungo termine. Esistono poi, per capire meglio quelli che appunto sono i fattori fondamentali dello sviluppo sostenibile, esistono poi anche le 5 P, le famose 5 P, che sono le persone, la prosperità, la pace, la partnership e il pianeta. Le persone, proprio perché appunto questi obiettivi di sviluppo sostenibile intendono eliminare la fame e la povertà in tutte le forme e intendono garantire la dignità e l'uguaglianza all'interno delle società, la prosperità, perché chiaramente tutti questi obiettivi nel loro complesso sono volti a garantire delle vite prospere e che siano anche in piena armonia con la natura. La pace, l'abbiamo visto prima, è l'obiettivo numero 16, quindi quello di promuovere società pacifiche, che siano giuste, che siano inclusive,
La partnership, che richiama invece all'ultimo obiettivo che abbiamo analizzato, e che è fondamentale proprio per implementare l'agenda e quindi avere un'azione comune, compiere un'azione comune per raggiungere questi obiettivi, e infine il pianeta. Perché chiaramente questi obiettivi sono, volti a proteggere tutte le risorse naturali e il clima del nostro pianeta, proprio in vista della crescita e della prosperità delle generazioni future. Una caratteristica che fino ad adesso non abbiamo menzionato, ma che probabilmente è venuta fuori dall'analisi dei 17 obiettivi, è che questi obiettivi non si riferiscono soltanto ai paesi in via di sviluppo, ma sono obiettivi che devono essere raggiunti da tutti i paesi del mondo, anche quelli che sono già industrializzati, e che sono chiaramente molto più avanti nei processi di industrializzazione, urbanizzazione, ma anche proprio nella crescita economica rispetto ad altri. Passiamo adesso ad analizzare quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile, quindi strettamente connessi al tema del nostro corso, quindi al tema ambientale e al tema della salute. E in particolare sono tre. Sono quindi l'obiettivo intitolato salute e benessere, l'obiettivo intitolato consumo e promozione e produzione responsabili e infine l'obiettivo intitolato agire per il clima. L'obiettivo numero 3 in particolare ha dei sottobiettivi, come vedremo poi anche per gli altri, che sono in particolare il 3.4, che prevede che entro il 2030 si debba ridurre di un terzo la mortalità prematura causata da malattie non trasmissibili e che si debba promuovere la salute mentale e il benessere. E infine l'obiettivo 3.9, il sottobiettivo 3.9, che prevede che entro il 2030 si debbano ridurre il numero di decessi e di malattie causate da sostanze chimiche pericolose e dalla contaminazione dovuta all'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo. L'obiettivo 12 invece ha tre sottobiettivi che sono strettamente connessi al tema del nostro corso, che sono il 12.4, il 12.6 e il 12C. Il 12.4, che prevede di raggiungere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di vita, in conformità a tutti i vari quadri internazionali concordati, quindi le convenzioni, concordate dai vari paesi, e di ridurre sensibilmente anche il loro rilascio in aria, in acqua e nel suolo, proprio per minimizzare l'impatto negativo sulla salute e sull'ambiente. Il 12.6 invece è poi quell'obiettivo volto a incoraggiare soprattutto le imprese e quelle in particolare le grandi aziende multinazionali ad adottare delle politiche, delle pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti. E poi c'è il 12C, che è forse uno degli obiettivi più interessanti connessi al tema del progetto, che è quello di razionalizzare i sussidi inefficienti per i combustibili fossili, che incoraggiano quindi lo spreco, eliminando in questo modo le distorsioni del mercato in conformità anche alle circostanze nazionali e ristrutturando i sistemi di tassazione ed eliminando progressivamente tutti quei sussidi dannosi, in modo da riflettere il loro impatto ambientale, tenendo in considerazione i bisogni specifici e tutte le condizioni dei paesi in via di sviluppo, e infine riducendo anche al minimo i possibili effetti negativi sul loro sviluppo. E infine poi l'obiettivo 13, che è l'obiettivo agire per il clima,
di cui analizziamo in particolare gli obiettivi, i sottobiettivi 13.2 e 13.3. Il 13.2, ossia integrare le misure di cambiamento climatico all'interno delle politiche e delle strategie nazionali, e il 13.3, che intende proprio migliorare l'istruzione, la sensibilizzazione e anche la capacità umana e istituzionale per tutto ciò che riguarda la mitigazione del cambiamento climatico, l'adattamento, la riduzione dell'impatto e l'allerta tempestiva. Al fine poi di monitorare l'andamento e il raggiungimento di questi obiettivi a livello mondiale, la Commissione Statistica delle Nazioni Unite ha creato la Interagency and Expert Group, che è un'agenzia composta da stati membri e agenzie internazionali e regionali che fungono da osservatori e che ha il compito di sviluppare e attuare il quadro di indicatori globali proprio per valutare e monitorare gli obiettivi dell'Agenda 2030. Tutto l'insieme degli indicatori globali ideato da questa agenzia è stato adottato dall'Assemblea Generale il 6 luglio del 2017. Ed è proprio contenuto all'interno della risoluzione adottata dalla stessa Assemblea Generale sul lavoro della Commissione Statistica relativa all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Nello stabilire questi indicatori, la Commissione ha richiesto l'uso di una serie di meccanismi regionali che già esistevano all'interno anche dei vari paesi, proprio per garantire un'equa rappresentanza regionale e competenze tecniche dei vari paesi. Questi obiettivi di sviluppo sostenibile sono quindi monitorati da ben 244 indicatori. Quello che a noi oggi interessa particolarmente è quindi andare a capire come l'Italia si sta muovendo per cercare di raggiungere questi obiettivi e prenderemo in analisi il rapporto pubblicato dall'Istat, un rapporto di recente pubblicazione che riguarda proprio l'anno 2020. Sicuramente nell'analisi di questo rapporto è da prendere in considerazione la pandemia da Covid-19, che si è proprio diffusa in concomitanza con l'elaborazione e con la pubblicazione di questo documento e che ha per molti aspetti accelerato proprio la necessità di una visione unitaria in grado di elaborare e di implementare una strategia appropriata per uno sviluppo economico, sociale ed ambientale. Rispetto all'obiettivo 3, che è appunto l'obiettivo di assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, i dati Istat ci dicono che al 2017 in Italia si sono registrati circa 75.000 decessi dovuti a malattie cardiovascolari, tumori, diabete e malattie respirazioni croniche in una popolazione compresa all'interno di una fascia di età tra i 30 e i 69 anni. In particolare, questi dati Istat ci dicono che circa il 35-36% dei decessi è dovuto a cause legate alle malattie cardiocircolatorie, mentre il 26% è dovuto a tumori maligni e solo l'8,2% è dovuto a malattie del sistema respiratorio. Chiaramente, proprio come abbiamo visto anche negli altri moduli di questo progetto, queste sono tutte conseguenze negative dell'inquinamento atmosferico sull'uomo. Interessante però è anche capire qual è lo stato attuale dell'Italia nel raggiungimento di questo obiettivo, perché per il 2030 era stato previsto per l'Italia che si raggiungesse un tasso standardizzato di mortalità pari a 258 decessi ogni 100.000 abitanti per i maschi e pari a 134 decessi ogni 100.000 abitanti per le donne. Rispetto al 2007, quindi,
dove il tasso di mortalità era pari a 352 circa ogni 100.000 abitanti per gli uomini e 192 circa per le donne, nel 2017 invece si sono avuti 278 decessi ogni 100.000 residenti per gli uomini e 166,4 decessi ogni 100.000 abitanti per le donne. Quindi, se dovesse continuare così il percorso di riduzione del tasso di mortalità, l'obiettivo previsto per il 2030 sembra molto più vicino e raggiungibile per la popolazione maschile invece che per quella femminile. L'obiettivo 12, come abbiamo visto, è l'obiettivo che intende garantire dei modelli sostenibili di produzione e consumo. E in particolare noi ci siamo soffermati sul sottobiettivo, il 12.C.1, che è quello che intende razionalizzare i sussidi e le sovvenzioni inefficienti ai combustibili fossili. Perché questo? Fondamentalmente perché ormai è evidente a tutti quanti che l'emergenza climatica, l'inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici ci stanno assumendo delle dimensioni ormai drammatiche e è necessario intervenire per cercare di star dentro agli impegni dell'accordo di Parigi. Ed è del tutto appunto evidente che se si vuole veramente salvare il nostro pianeta è necessario accelerare il più possibile nell'uscita dalle fonti fossili. E infatti a tal proposito è interessante riportare alcuni dati degli ultimi anni secondo cui il valore complessivo dei sussidi alle fonti fossili nel 2017 è stato stimato superiore a 300 miliardi di dollari. Il petrolio in particolare risulta il settore più sussidiato di tutti quanti, con ben il 45% del totale delle sovvenzioni ottenuto, che è pari quasi a 137 miliardi di dollari. Quindi la situazione è piuttosto chiara, tant'è vero che questo obiettivo, il numero 12, punta proprio a questo ed è anche un tema ampiamente dibattuto chiaramente nelle politiche pubbliche perché è in contrasto con gli obiettivi di riduzione del ricorso alle fonti energetiche più inquinanti e che hanno un maggiore impatto sul clima. In Italia, secondo appunto il rapporto Istat, i sussidi alle fonti fossili sono circa l'1% del PIL e che sono cresciuti rispetto agli anni precedenti, in particolare al 2016 e al 2017. Comunque, quello che possiamo dire è che sicuramente i sussidi alle fonti continuano ad essere ancora un tema molto rilevante e infatti quello che è stato proprio sollecitato a livello sia nazionale ma anche internazionale è proprio la riforma dei sistemi di tassazione di sussidio, più in linea con il loro impatto ambientale. E infine abbiamo affrontato il tema proprio dei cambiamenti climatici, che è rappresentato dall'obiettivo numero 13, quello volto a promuovere azioni per combattere il cambiamento climatico. Ora sappiamo bene che il tema della crisi climatica viene monitorata attraverso delle misure di mitigazione e di adattamento, così come il rafforzamento della resilienza, per supportare l'estensione a tutti i livelli proprio della conoscenza dei temi connessi ai cambiamenti climatici. Come abbiamo già anticipato, la questione climatica ha una natura olistica e multidimensionale, perché di fatto è la sintesi, la conseguenza, l'effetto di una serie di fattori economici, sociali ed ambientali e rientra all'interno di una più ampia crisi ambientale, che è la risultante di tutte le alterazioni degli ecosistemi naturali, che sono i prelievi eccessivi delle risorse, le emissioni degli inquinanti e lo stravolgimento degli equilibri ecologici. Sappiamo anche bene che proprio per fronteggiare il rischio climatico, la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite e tutti gli accordi che ad essa sono collegati, a partire dal Protocollo di Kyoto fino agli accordi di Parigi, hanno impegnato appunto i paesi a contenere l'incremento, ad esempio, della temperatura media globale tramite la riduzione delle emissioni o l'aumento degli assorbimenti,
E a, in generale a predisporre delle strategie di adattamento per difendersi da tutti gli effetti avversi. Quello che viene fuori dai dati Istat è sicuramente questo, che nel 2018, che è l'anno a cui risale appunto questo rapporto dell'Istat, in Italia abbiamo assistito effettivamente ad una riduzione di gas serra pro capite, in particolare dal 7,4 del 2017 siamo passati al 7,3 del 2018. Sicuramente già dal 2005 in Italia le emissioni di gas serra sono in netta diminuzione, dove addirittura ammontavano a circa 580 migliaia di tonnellate di CO2 equivalente. Sicuramente un altro dato interessante è che proprio i tre quarti delle emissioni sono generate dalle attività produttive, mentre soltanto il restante quarto dai consumi delle famiglie. Questo è esattamente in linea, in tendenza con quanto abbiamo visto anche nelle elezioni precedenti, proprio sulle fonti delle emissioni e dell'inquinamento climatico e atmosferico. Un altro rapporto poi interessante da andare ad analizzare è il rapporto dell'ASVIS, ossia l'Agenzia Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che ogni anno si occupa di redigere proprio il rapporto sullo stato di avanzamento del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile sia in Italia che in Europa. Per quanto riguarda il nostro paese e in particolare i tre obiettivi su cui noi ci siamo soffermati durante questo corso, come potete vedere bene dal grafico, per quanto riguarda l'obiettivo 3, l'indicatore sembra in realtà migliorare nell'arco di tempo considerato. In particolare è dal 2015 che questa dinamica positiva nell'andamento dell'indicatore sembra essere spiegata dalla riduzione della probabilità di morte sotto i 5 anni. Infatti, si registrano circa 3,4 decessi entro i 5 anni di vita per 1.000 nati vivi nel 2017. Non solo, ma questo andamento positivo sembra anche spiegato dalla proporzione standardizzata di persone di 14 anni e più che non praticano alcuna attività fisica, nonostante aumenti comunque il tasso di lesività grave per incidenti stradali. In Italia, comunque, in generale, dopo il trend di forte diminuzione avvenuto fino al 2016, il tasso in realtà poi per incidente stradale nel 2017 è tornato ad aumentare. L'obiettivo 12, invece, come potete vedere sempre dal grafico, mostra che l'indicatore aumenta significativamente, anch'esso grazie al miglioramento di quasi tutti gli indicatori elementari. Infatti, l'obiettivo 12 è l'indicatore dell'obiettivo 12 è composto da tutta una serie di indicatori elementari che stanno nettamente migliorando singolarmente. In particolar modo, quello che si osserva sono dei progressi importanti, soprattutto per il cosiddetto indice di circolarità della materia e anche grazie alla percentuale del riciclo dei rifiuti, che ha ad oggi un valore di circa il 49,4% e che si avvicina molto al target europeo per il 2050, che è previsto invece per il 50%. Inoltre è anche in costante diminuzione il consumo materiale interno per unità di PIL. E infine, per quanto invece riguarda l'obiettivo 13, come potete vedere dal grafico, l'indicatore più importante, che è quello proprio sulle emissioni dei gas serra totali, ci mostra che fino al 2014 l'indicatore è effettivamente migliorato, mentre dal 2014 in poi si è registrato un peggioramento, in particolare nel triennio successivo, che è di fatto corrisposto alla ripresa economica dovuta alla crisi. Come abbiamo già detto, se analizziamo l'indicatore nel dettaglio, effettivamente i tre quarti delle emissioni totali di gas serra provengono proprio dalle emissioni dovute al settore produttivo, mentre soltanto il resto delle emissioni è causato dai consumi familiari.
L'ultimo, infine, dato interessante da andare a guardare è proprio quello relativo alla regione Sicilia. Come ben sappiamo, infatti, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha stimolato le regioni a predisporre delle strategie regionali di sviluppo sostenibile in linea con gli obiettivi, appunto, di sviluppo sostenibile e anche con la strategia nazionale che è stata approvata a dicembre del 2017. In generale, queste strategie regionali vanno costruite sulla base della capacità dei diversi soggetti istituzionali che sono presenti nei singoli territori di cooperare proprio per programmare e guidare un percorso che sia effettivamente condiviso da tutti quanti. Quindi, quello che è stato chiesto dal Ministero dell'Ambiente alle regioni è quello proprio di organizzare un percorso mirato che abbia come obiettivi quello di promuovere e mobilitare le risorse in grado di arricchire quelle che sono le caratteristiche, le specializzazioni locali e anche di influire sull'ecosistema locale e sul suo governo, aumentando allo stesso tempo anche la partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche e migliorando la qualità sociale, insomma, delle comunità territoriali. In questo rapporto, l'ASVIS ha presentato anche tutti gli indicatori compositi regionali, con il quale appunto è possibile verificare il grado di attuazione dei singoli obiettivi di sviluppo sostenibile nei diversi territori regionali. Sono stati poi anche avviati da parte proprio dell'ASVIS i contatti con alcune regioni anche per poterle assistere nella predisposizione del documento di posizionamento rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quello che viene fuori per la Regione Sicilia cos'è? È sicuramente un miglioramento consistente in particolare nel Goal 5, mentre ci sono aumenti un po' più contenuti per gli obiettivi 4, 9, 10 e 12. Pare appunto che sia proprio l'obiettivo relativo alla parità di genere che deve i propri progressi all'aumento della quota di donne che ad esempio sono elette nel Consiglio regionale e anche del rapporto di femminilizzazione del tasso di occupazione. Il Goal 10 invece ha avuto anch'esso appunto una variazione positiva dovuta soprattutto all'aumento del tasso di variazione del reddito familiare pro capite. E infine solo il Goal 8 è quello che ha una invece tendenza fortemente negativa, causata proprio da un peggioramento di tutti gli indicatori elementari che compongono questo obiettivo. In particolare, che sono quelli dovuti al tasso di disoccupazione e quelli dovuti all'incremento della quota dei lavori part-time sul totale degli occupati. In generale, rispetto invece ai nostri obiettivi, come possiamo vedere, il Goal 3 è in miglioramento sì, ma molto rallentato. Il Goal 12 invece sembra essere appunto sembra essere in aumento piuttosto positivo e infine il Goal 13 che qui invece non è rappresentato, insomma, non ha subito pressoché importanti variazioni. Con questo si conclude quindi il nostro modulo sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare sugli obiettivi connessi al tema principale di questo percorso e di questo progetto. Affronteremo a breve invece l'ultimo modulo, che è quello relativo proprio alle criticità ambientali del territorio di riferimento, che è il territorio della provincia di Siracusa e in particolare delle città di Priolo, Augusta e Melilli.